tal? Benvenuti amici e amiche al mio canale. Io sono Piera, per chi non mi conoscesse, e questo è il giardino degli Anas di Lucca. E oggi, dopo tanto tempo, un'assenza anche dovuta al caldo, sono tornata perché vi voglio parlare dei miei bonsai, che mi sto cimentando anche in questo. E voglio iniziare con questo. Guardate questo olivo meraviglioso. Questo almeno ha una quindicina d'anni. Vedete com'è bello. Io ogni tanto lo potto quando vedo che cresce troppo, con le forbici sempre sterilizzate, ricordatevi. Gli do sempre un po' di concime, tolgo un po' di terra da sopra, gliene metto una nuova e poi gli do un po' di concime. Questo che vi state vedendo invece è una sugheretta, un sughero. Guardate che bello anche questo. Avrà anche questo sui 7 anni buoni. Poi questo invece che vedete è un mirto. Vedete, sta facendo già le bacche. Vedete? E non faccio altro che spostare la terra, rimettergliela buona e poi gli metto io l'humus dell'ombricco. Questo è un olivo piccolino ancora, piccolino, ma sappiate che questo almeno c'ha 10 anni, che sono alberi che ci mettono a crescere parecchio. Questo invece è un melograninino che ha sofferto, devo dirvi la verità, quest'anno hanno sofferto troppo il caldo. Poi vi voglio far vedere il pino marittimo. Guardate che bello pino marittimo. Questa invece è una composizione di una bignonia che io adesso l'ho lasciata così perché vi volevo far vedere i fiori, però fra un po' adesso io la cimerò tutta per farla piccola. E questa è una bougainville, anche questa che mi ha dato i fiori, e una margherita che anche questa comincerò a tagliare piano piano. Poi vi voglio mostrare l'altra mia bougainville, anche questa c'ha almeno 7 anni, 8 anni buoni, e la crassula ovata o pianta di giada. Adesso anche questa la dovrò, io non faccio altro che fare così, anche con le mani, e abbasso, e abbasso. E vedete, questa lo stesso c'ha già un po' di annetti, un po' di annetti anche questa. Qua invece sto facendo un esperimento e ho fatto crescere qui in questo bellissimo vaso lo chiamiamo anche alloro maschio e poi un'altra crassula. Vedete, anche questa non faccio altro che fare così. E qua ci ho messo un po' di lo stesso, anche un po' di piante grasse insieme per fare questo. Lo sto facendo arrampicare piano piano, e con ligustro mi è venuto in mente il nome. E questa è un'altra crassula, vedete, questa è già grandetta, anche questa ha sofferto. E quello che vi voglio dire, se vi volete cimentare in bonsai, potete iniziare con la crassula, perché la crassula è quella più facile di tutti, non ha nessun problema, piano piano. Infatti io ne ho regalato anche a delle mie amiche, fatte in piccoline, bonsai, e poi potete cominciare. E un'altra cosa, se volete fare i bonsai, fateli con le nostre piante, perché le altre piante sono sempre un po' difficili, perché vengono da fuori. Invece quando noi usiamo tutte le nostre qualità di piante, allora lì non sbagliate. E se avete qualche domanda, volete sapere qualche cosa in più, me lo fate sapere. Io queste le tengo sempre fuori, in casa non tengo niente, queste sono sempre fuori, in estate, in inverno, sempre. Prendo una pioggia tranquillamente, il sole, non c'è problema. Per il momento è tutto, se vi è piaciuto il video datemi tanti like, iscrivetemi al mio canale se siete nuovi e alla prossima, ciao!